Questo è l'insegnamento preliminare all'iniziazione di Vajrasattva che Rinpoche ha dato a Copan il 18 di dicembre. Sembra che qua il suono sia un po'. Sembra che possa essere sentito da tutto il mondo. Tutti quanti gli esseri senzienti possono sentire, anche le formiche, anche gli esseri che sono sottoterra possono sentire questo insegnamento con il suono che abbiamo oggi. Magari ci possono sentire anche a Dharamsala, anche le lumache che ci sono, le lumache che ci sono a Tushita, anche loro possono sentire il mio mumbling, il mio bla bla bla. La pratica di Vajrasattva è una pratica molto comune in tutte quante le varie tradizioni del buddismo tibetano, del Nyima, Sakya, Kagyu e Gelug. E Buddha si è manifestato nell'aspetto di Vajrasattva. E Buddha ha dato questo insegnamento. Coloro che hanno preso l'iniziazione del Manvantara Yoga Tantra, appunto dell'iniziazione del Tantra superiore, è una pratica molto importante. Recitare almeno 21 volte il mantra alla sera. Il mantra di 100 sillabe per 21 volte. Quindi, se voi recitate il mantra di Vajrasattva per 21 volte, allora qualsiasi tipo di karma negativo con il corpo, parola, mente che avete compiuto durante quella giornata, viene completamente purificato il karma negativo. Non soltanto, viene purificato anche tutto quanto il karma negativo che si è accumulato nel passato, in questa vita e nelle vite passate, comprese questa vita. E quindi tutto il karma negativo viene purificato. Quindi il karma negativo di oggi, recitando 21 volte, non si moltiplica il giorno successivo, non si moltiplica il giorno successivo facendo il mantra di Vajrasattva. Che Sutri Rinpoche, mi sembra, ha spiegato che il karma negativo il giorno dopo moltiplica, raddoppia praticamente. Adesso non mi ricordo esattamente. Rinpoche aveva scritto un numero che il giorno successivo si incrementava del doppio. E quindi Rinpoche ha detto che poi se si raddoppia, poi il giorno dopo si raddoppia ulteriormente, per cui diventa 4 volte, si quadruplica. E poi, e quindi diventa dopo doppio, triplo,
E quindi il karma negativo praticamente si aumenta, incrementa all'ennesima potenza. Quindi, se non... È molto importante comprendere questo, di recitare il mantra di Vajrasattva. Un piccolissimo karma negativo accumulato oggi, anche un piccolissimo karma negativo di oggi, se non viene purificato con la pratica di Vajrasattva alla fine della giornata, aumenta giorno dopo giorno, aumenta giorno dopo giorno. Dovete sapere questa cosa qua. Dovete comprendere veramente questo dal profondo del cuore, perché aumenta di giorno in giorno. Il karma negativo, anche se molto piccolo, aumenta di giorno in giorno. E al momento in cui morirete, quel piccolo karma negativo diventerà grande come una montagna, diventerà grandissimo come una montagna. E quindi questo aumenterà sempre di più ogni giorno, come un atomo, no? Aumentando, aumentando, diventa grande come una montagna. Così è la stessa cosa. Sto parlando, parlo solo di un piccolo karma, di un karma, di un karma, con veramente un piccolissimo karma negativo. Quindi, veramente un piccolissimo karma negativo, molto leggero, incrementando giorno dopo giorno, aumentando dopo giorno, diventa grande come una montagna, esattamente come un atomo aumenta e diventa come una montagna. Così è la stessa cosa. È veramente importante ogni giorno, ogni minuto, accumuliamo karma negativo col corpo, la parola mente, giorno e notte, per cui vedete ogni singolo karma negativo. E se voi non lo purificate con la pratica di Vajrasattva, questo aumenterà e diventerà grande come una montagna. Dovete sapere questa cosa qua, dovete veramente saperlo nel profondo del cuore. Questo è veramente molto importante. Per cui questo piccolissimo karma negativo, ok? Quindi è detto dai Sakya Panditi che qui sto parlando in tibetano. Gli sciocchi che non conoscono la pratica di Vajrasattva, il loro karma negativo, anche se è molto piccolo, però aumenta giorno dopo giorno. Al momento della morte è grande come una montagna. E quindi si continuerà a vagare nel samsara, nei reami inferiori, negli inferni, nei preta, negli animali, breoni, ogni, senza termine. E non si può sentire neppure, neanche la voce degli esseri umani. Non riuscite a sentire neanche, non si riesce a sentire neanche la voce di esseri umani per eoni. Oh, come triste, come triste. Per eoni non si riesce a sentire la voce di un essere umano. Dovete sapere questa cosa qua, dovete conoscere questa cosa qua, dovete saperla. L'importanza di praticare il Vajrasattva, se volete prendere iniziazione oppure no, è veramente molto importante. Quindi, coloro invece che conoscono la pratica di Vajrasattva, possono praticare attraverso la pratica di Vajrasattva. E quando anche il karma negativo è molto pesante, ma a causa, anche se, siccome conoscono Vajrasattva, allora sanno come purificare, quindi possono effettivamente rendere questi karma negativi molto piccoli, possono rendere questi karma negativi molto piccoli. Anche se loro quando creano il karma negativo molto pesante, anche quando creano il karma negativo è molto pesante, però siccome conosco la pratica di Vajrasattva, la pratica di purificazione, come pensare, e riescono a renderlo piccolo, può cambiare, quindi è veramente molto buono.
Quindi dovete sapere questo, quanto è importante, se voi prendete l'iniziazione oppure no. Quindi è molto importante che voi lo conosciate, questa cosa qua. Ogni giorno fai la pratica di Vajra Sattva. Se non potete memorizzarla, non potete memorizzare le 100 sillabe, allora potete recitare semplicemente Om Vajra Sattva Hum, il mantra breve. Se voi recitate quello, il karma negativo invece di interrompere, per interrompere il karma negativo che si moltiplica il giorno successivo, dovete recitarlo almeno 28 volte il karma breve, il mantra breve, per evitare che si moltiplichi, che si raddoppi il giorno dopo. E quindi l'altra cosa importante, alcune persone non voglio prendere l'iniziazione, no, non prendo l'iniziazione perché altrimenti non posso perché non posso praticare, non posso prendere l'iniziazione di Vajra Sattva perché non ho tanti voti già, ma se voi prendete le iniziazioni più grandi poi non potete praticare. Quindi la matrice disse c'erano due geshe di Drepung, questi due geshe di Drepung che hanno preso l'iniziazione e non potevano mantenere i voti. E allora cercavamo di stare lontani dall'iniziazione perché la matrice ha detto è come uno yak cieco che mangia il riso, no, è come uno yak cieco che mangia l'erba. C'è tantissima erba, però siccome la yak è completamente cieco non può vedere tutte quante l'erba e va a mangiare qualcos'altro. Ecco, un occhio cieco, no? E quindi la Matisha disse questo. E poi la Matisha ha spiegato che naturalmente ci sono 18 cadute radice e poi ci sono i voti secondari, i voti ci sono 14 voti radice e poi ci sono i voti secondari che sono 19 in relazione ai Dhyani Buddha e poi ci sono i voti in relazione al Tantra Madre. Quindi questi voti secondari del Tantra, vedete? Il mandala e così via. Se lo lasciate lì, allora si copre di polvere. Si copre di polvere e se si riempie di polvere, però con Vajra Sattva, Vajra Sattva una volta lo si facendo Vajra Sattva una volta pulisce completamente come un aspirapolvere, elimina, è in grado di pulire completamente semplicemente una volta, toglie via tutta quanta la polvere. E quindi anche se si rompono i voti secondari una volta, però con la pratica, se uno ottiene rompe i voti,
solo riempite, si riempie di polvere, ci sono le persone che coprono completamente. Però una volta che è pulito, dopo il mandala che era pieno di polvere, è completamente, la polvere sparisce completamente. E quindi completamente, anche semplicemente una volta sola. E diventa molto facile pulire. Questa è la pratica di Vajrasattva. Se uno non conosce, se uno conosce Vajrasattva, se uno pratica Vajrasattva, anche soltanto una volta, anche quella breve, è veramente incredibile. È veramente facilissimo purificare con le pratiche di Vajrasattva. Quindi, siccome noi non abbiamo ancora ottenuto la realizzazione della rinuncia o della rinuncia di Bodhicitta, della giusta visione, non abbiamo neanche le più piccole realizzazioni, e non abbiamo eliminato assolutamente le oscurazioni sottili, però quella pratica di Vajrasattva diventa veramente potente con si eliminano completamente tutte quante le impronte negative, si purifica completamente tutto quanto e quindi naturalmente si possono ottenere le realizzazioni. Se volete ottenere le realizzazioni dovete essere in grado di mantenere i voti sempre più puri attraverso la pratica di Vajrasattva, è essenziale. Quindi Lamatisha disse, quando qualcuno chiese alla Lamatisha di non rompere, bisogna cercare di evitare di rompere i voti, ma i voti tantrici, non i principali, non quelli da radice, che sono più difficili, anche quelli più difficili come i secondari e così via. Delle volte possono succedere appunto che si rompono. La Matisci disse, aveva sempre con sé uno stupa kadampa molto piccolo, uno stupa kadampa molto piccolo con sé, e all'interno c'erano le reliquie del guru di Lamatisha. E quindi quando era per la strada, se rompeva un voto mentre avveniva appunto una piccola degenerazione, rompeva qualche voto anche dei più secondari, immediatamente tirava fuori il suo stupa, faceva le prostrazioni per purificare i suoi voti degenerati. Questo era quello che lui faceva. Questa è una cosa che voi dovete sapere, per quale motivo la pratica di Vajrasattva è così importante. Particolarmente se prendete delle iniziazioni, se prendete l'iniziazione di Manutara Yoga Tantra, assolutamente la pratica di Vajrasattva è molto importante, estremamente importante, per purificare degli errori e delle degenerazioni che si sono create. E poi i voti radice del Tantra, se voi avete ricevuto i voti del Tantra recitando il mantra di Vajrasattva 100.000 volte, adesso non mi ricordo proprio i versi di questa citazione, di un testo, non mi ricordo bene. C'è un testo tantrico dove è detto che se si recita il mantra di Vajrasattva per 100.000 volte si purificano completamente tutti quanti i voti radici che si sono degenerati.
Quindi questa è una pratica estremamente importante. Questo voi fate. Generalmente, se voi fate il ritiro di pratica di purificazione, il ritiro ogni giorno, praticate la purificazione, la pratica di Vajrasattva, allora anche fate la pratica di purificazione di 35 Buddha, recitando il mantra di Vajrasattva, Lama Tsongkhapa. Non si sa molto, però si sente parlare di Lama Tsongkhapa che ha fatto tantissime prostrazioni, più di 100.000 prostrazioni, e pensavo che avesse fatto con i 35 Buddha, però penso che ha recitato anche moltissime volte, ha fatto moltissime recitazioni del mantra di Vajrasattva, anche se non si sente molto parlare di questo. Quando aveva fatto la pratica della prostrazione senza dire Deshin Shepa nella prima parte, allora era riuscita a vedere e avere la visione dei 35 Buddha della confessione, ma siccome non aveva recitato Deshin Shepa all'inizio, allora non aveva visto la testa, per cui ha dovuto rifare le prostrazioni recitando anche Deshin Shepa. Tutti i fenomeni non hanno un'esistenza intrinseca, non esistono dalla loro parte, non esistono dalla loro parte, sono dipendenti, e quindi la mente onnisciente vede ogni singola esistenza, vede ogni singola esistenza, la vede completamente vuota. Le vede come non esistenti dalla propria parte, le vede esattamente come lo sono. Quello che vedo, cosa vedo? Che non esistono dalla propria parte. Quindi, vedendo esattamente così, vedendo esattamente passato, presente e futuro, tutti quanti i fenomeni, esattamente come sono, ovvero che sono vuoti, li vede vuoti come in realtà sono vuoti. E questa è la vacuità, Deshin Shepa. È questo. Quindi, una volta che ha recitato in questo modo qua, ha visto tutti quanti i Buddha con la testa. Quindi, quando si fa la pratica, c'è il nome del Buddha. Deshin Shepa è una parola molto importante, molto che esprime le qualità. Quindi è veramente importante recitare in un modo completo con Deshin Shepa. E poi da lì, dopo, se si recita bene, se si fa la purificazione fatta bene, allora tutte quante le realizzazioni possono arrivare come una pioggia. Si ricevono tutte le realizzazioni come una cascata, una pioggia di realizzazioni. Sì, come un po' sì, ottengono tutte quante le realizzazioni, un po' a quel punto lì è come si possono dare gli ordini a tutti quanti le cose, perché i 35 Buddha, quando è una pratica recitando i 35 Buddha soltanto una volta, se voi lo fate in accordo alla preghiera, cioè il potere della dipendenza, ovvero sono i quattro poteri opponenti, ok?
il potere del pentimento. Quindi riflettendo sugli svantaggi del karma negativo, quello, e quindi sentire proprio, avendo meditato sugli svantaggi del karma negativo, riflettere su quello che si è compiuto e quindi generare pentimento per quello che si è fatto. E e poi si recitano i nomi dei 35 Buddha, quindi c'è il potere, dell'impegnarsi o del di essere contenti nell'impegnarsi nelle pratiche costruttive. E poi l'ultimo è il potere di determinarsi a non compiere ulteriormente queste. Quindi se uno fa questa pratica anche soltanto una volta, ma lo si fa proprio esattamente praticando i quattro poteri opponenti, allora quel potere negativo, del karma negativo, sarà in grado di purificare anche il karma negativo più pesante, quello di aver ucciso una madre, aver ucciso, aver causato la dispersione del sangue di un Buddha, o di aver creato separazione nel sangha. Si riescono a purificare i cinque karma negativi a retribuzione immediata. Il karma negativo, ci sono altri karma negativi, naturalmente si ritardano anche, quindi purificherete il karma negativo di avere causato la dispersione del sangue di un Buddha, quel karma veramente molto pesante, questo viene completamente purificato. E poi si purifica anche il karma negativo di rinascere nei reami inferiori, negli inferni più caldi. E quindi forse Dio, si ritardano i karma negativi per un eone. Se voi siete nati lì, dovreste stare lì per un eone, no? Si purifica completamente quel karma negativo di rinascere in quegli inferni. Anche questo mondo diventa vuoto, anche questo mondo diventa vuoto e finisce. Non c'è. Anche se questo un mondo diventa completamente vuoto, allora ci sono innumerevoli altri universi dove uno può rinascere. Se il karma non è ancora terminato, da lì uno rinasce in un karma, un altro reame, in un altro universo, finché il karma non si esaurisce, non finisce. Quindi 35 Buddha, se si fa una volta bene, hanno il potere di purificare i quattro i cinque karma negativi a retribuzione immediata. E se dovete rinascere nei reami inferiori, negli inferni, questo viene completamente interrotto. Rinpoche aveva risposto in questo modo. Quindi la pratica di Vajrasattva, nella tradizione di Lama Tsongkhapa, abbiamo 35 Buddha della confessione. Recitando la pratica dei 35 Buddha della confessione, è molto comune nella tradizione Gelupa. E molte persone fanno questa pratica. Molti lama fanno anche mille prostrazioni è abbastanza comune fare prostrazioni con la pratica di Vajrasattva.
foto del papà, no? Perché vi racconto un'altra storia. Il karma negativo completo per esempio di uccidere gli oggetti, per esempio sono gli esseri senzienti, ovviamente colui che voi uccidete, la persona che uccidete, l'essere che uccidete. Gioia è l'azione, vuol dire che uno muore prima, uno muore, che l'essere muore prima di voi, l'altro essere muore prima di voi. Sono quattro aspetti. Il karma negativo si accumula a quattro aspetti perché possa essere completo. E quindi c'è il potere della dipendenza. Il potere della dipendenza, ovvero il karma negativo accumulato con gli esseri senzienti, quindi si può purificare con la generazione di bodhicitta. Quindi in questo modo si purifica il karma negativo. E il karma negativo accumulato verso Buddha Dharma e Sangha viene purificato prendendo rifugio in Buddha Dharma e Sangha. Pensando agli svantaggi del karma negativo, con un profondo sentimento di pentimento, sentite profondo sentimento di pentimento, in Occidente, questo qua è un po' diverso dal sistema occidentale. Se qua si purifica il karma negativo, voi siete diventate è come una medicina, Vajrasattva. La vostra sofferenza diminuisce, il vostro karma negativo viene completamente purificato. Se voi usate, se vi ammalate dopo aver praticato il ritiro di Vajrasattva o una pratica di purificazione, è una cosa veramente positiva. È completamente il contrario, opposto a quello che pensano di solito le persone, che è una cosa negativa ammalarsi. Invece è una cosa molto positiva perché vuol dire che il proprio karma negativo diminuisce. Il potere del rimedio, il potere del rimedio. È di impegnarsi con gioia nella pratica di Vajrasattva. E quindi e generare anche la forte determinazione a non compiere ulteriormente. Il karma negativo che si è accumulato a quattro aspetti, e in questo modo con questi quattro aspetti anche il rimedio ha quattro poteri per interrompere il karma negativo.
Scusate, ho fatto un errore. Il risultato del karma negativo, il risultato maturante del karma negativo, porta come rinascita nei reami inferiori, porta la rinascita nei reami inferiori. Quindi, e poi la sofferenza, il risultato posseduto, se uno rinasce nel reame degli esseri umani, il risultato maturante negli inferni, per esempio, è veramente, si sperimenta le incredibili sofferenze che sono insopportabili. Nel testo ho visto che uccidendo un essere senziente, il risultato maturante è che si rinasce per un eone nei reami inferiori, negli inferni. Le altre se il risultato posseduto di aver ucciso, se si sperimenta come se si rinasce come essere umani, si rinasce in posti molto sporchi, in posti molto pericolosi, molto polverosi, dove non ci sono piaceri assolutamente. E se continuano a si sperimentano un sacco di malattie, un sacco di competitività, ci sono un sacco di danni, di pericoli per la propria vita. Questo è il risultato, dovete conoscere questa cosa qua. Se voi non volete problemi nella vostra vita, dovete astenervi dal danneggiare gli altri, dovete assolutamente astenervi dal compiere, accumulare karma negativo. Si rinasce in posti molto pericolosi dove ci sono un sacco di pericoli, e quindi l'esperienza, il risultato simile alla causa. Allora sperimentate che altre persone vi uccidano, o altre persone che creano dei danni per la vostra vita, e questo viene dal karma del passato, di aver ucciso gli altri. Per cui un karma negativo può portare come risultato, il risultato maturante è che è il risultato posseduto, è che noi abbiamo un sacco di pericoli nella vita e si sperimentano risultati simili alla causa, e si nasce in posti dove c'è grande pericolo di essere uccisi da altri e così via. E quindi si sperimentano tutte queste cose. Vedete, per esempio, molte volte succede che i bambini, i ragazzini, che tutti quanti possono avere le armi, no? E adesso non so bene. E con un'arma è possibile sparare. Il presidente Trump permette che ci siano le armi, che tutti possono avere le armi. E succede ripetutamente che ci siano dei ragazzini che uccidano moltissime persone nelle scuole, che uccidano. Questo sta succedendo, di tanto in tanto succede in America. E poi una volta, qualche anno fa, c'è stato un uomo che stava era come una persona normale, no? Lui aveva ucciso molte persone, pensavano che fosse una persona strana, ma lui, la sua vita era normale, era semplicemente una persona completamente normale, andava a lavorare, faceva tutte quante le cose normali, e poi
per tutta la vita ha sempre fatto questa cosa qua, però a un certo punto ha ucciso un sacco di persone. E quindi ha lasciato la gente, era completamente scioccata da questa cosa. E poi ha ucciso un sacco di persone, un sacco, non sapevano assolutamente spiegare, non sapevano assolutamente spiegare questa cosa qua, come spiegarsi questa cosa. E quindi, vedete, ci sono... Qual è il nome di questa persona? E poi c'era un giornalista che voleva esattamente sapere per quale motivo tutte queste cose erano, perché erano successe queste cose. Magari non chiedevano, non ho chiesto a Sua Santità, non hanno pensato di chiedere a Sua Santità che lui magari sa queste cose qua. Lui non sapeva assolutamente che risposta dare. Questa è l'esperienza del risultato simile alla causa. Le altre persone la cui mente è stata, le altre persone che sperimentano il risultato simile alla causa, è il risultato del loro karma che hanno compiuto nel passato. Sperimentano il risultato simile alla causa di uccidere molte persone e così via. E poi l'altra cosa è quello di creare il risultato simile alla causa. Creare il risultato simile alla causa e si ripete ancora e ancora. C'era un monaco di Copan che adesso è in Italia. Lui stava lavorando nella cucina, non è il cuoco principale, però aiuta. Lui era stato picchiato dall'Amapassan perché aveva fatto qualcosa, e quindi lui mi ha detto che anche se l'idea di rubare è veramente negativa, però non c'era assolutamente possibilità. L'idea di rubare veniva fuori molto forte, anche se uno sa benissimo che è sbagliato, però proprio viene sempre questa idea, il pensiero di rubare, di farlo, anche se uno sa che non è giusto, che è sbagliato, ma questo pensiero sorge spontaneamente, proprio è a causa dell'abitudine del passato. È creare il risultato simile alla causa. Non soltanto di rubare, anche se uno sa che è sbagliato, però c'è questa tendenza molto potente che non c'è assolutamente niente, non c'è un controllo su questo. È come senza ci si impegna in quella pratica in un modo incontrollato, perché è il risultato del karma del passato, creare il risultato simile alla causa. E quindi, a causa di queste quattro cose, allora la pratica di Vajrasattva è la perfetta compassione. E quando voi fate la pratica di Vajrasattva, non soltanto 21 volte, ma con i veri quattro poteri opponenti, allora diventa veramente la perfetta compassione, altrimenti non diventa una perfetta compassione. Se i quattro rimedi non ci sono, allora non è una pratica di purificazione molto potente. Se invece sì, hanno i quattro poteri opponenti molto forti, allora questa diventa una pratica di purificazione
un'azione molto intensa. Molti dei mantra, se volete scrivere, se voi fate Vajrasattva, generate, dovete generare Bodhicitta. Di essere di beneficio per gli esseri senzienti. E generate così il pensiero di essere di beneficio per gli esseri senzienti. Come Samaya, come Somaya, o l'impegno, Samaya impegno, di liberare le madri esseri senzienti da samsara. Ci si assume l'impegno di liberare gli esseri senzienti, nostre madri, da samsara. Questa santa mente che viene arricchita, arricchisce le azioni sante, arricchisce le azioni sante. E le azioni sante, le azioni sante, cosa sono le azioni sante? Sono liberare le madri esseri senzienti. Con una grande gioia. Qualsiasi tipo di vita uno conduca, che sia felice o infelice, che sia una vita felice o infelice, che sia una vita felice o infelice, qualsiasi tipo di vita uno abbia, qualsiasi cosa succeda nella mia vita, qualsiasi cosa succeda, non abbandonerò mai. Non abbandonerò mai con grande gioia non abbandonerò mai qualsiasi cosa succeda nella mia vita, che sia una cosa di felicità o infelicità, con grande gioia non abbandonerò mai Vajrasattva, la guida, non abbandonerò mai la guida. Delle realizzazioni del sentiero. Il sentiero delle realizzazioni del sentiero. Cercherò di stabilizzare le qualità dei reami superiori. E in questo modo potrò realizzare le sublime realizzazioni. Ah,
potrò così realizzare, ottenere le sublime realizzazioni. La sublime realizzazione di Mahamudra dell'illuminazione. E poi, ho lasciato fuori una cosa, per generare, generare cinque saggezze, e sentiero della visione. Per favore, fa sì per favore, aiutami ad avere questo nel mio cuore, di poter realizzare questo nel mio cuore. Per favore, aiutami a far sì che questo si realizzi nel mio cuore. Forse c'è qualcosa che ho lasciato fuori, comunque. Questo lascia delle impronte nel continuo mentale e racchiude tutto quanto, come il significato di questo, qual è il significato, è proprio questo. Questo è il significato essenziale. Om Bhajya Sattva Om, non me lo ricordo bene. Ok, comunque così. Adesso non mi ricordo più chiaramente questa cosa qua. Comunque questo è tutto. Adesso velocemente facciamo l'iniziazione. Ok. Il significato del mantra è: tu, Bhajya Sattva, generato dalla santa mente, in accordo alla tua promessa, e la tua santa mente arricchita dalle sante simultanee azioni di liberazione di essere trasmigratori del samsara. Qualsiasi cosa succede nella mia vita, si è io stesso non essere in grado di abbandonare mai questa santa mente. Quindi se voi, se prestate attenzione e fate la pratica Vajra Sattva tutti i giorni, questo è veramente incredibilmente, incredibilmente una cosa. Qualsiasi karma negativo voi avete accumulato in questa vita viene completamente purificato. Si purifica tantissimo, tantissimo karma negativo, e quindi
questo karma negativo viene completamente purificato. Anche questi grandi karma negativi, anche quelli che sono grandi, si riducono, diminuiscono. E quindi è veramente incredibile. Non dovete assolutamente paura di avere paura della morte. In questo modo non dovete avere paura della morte, in questo modo. Perché è un'incredibile purificazione. Quindi anche al momento della morte la vostra mente sarà felice, non avrete bisogno di avere non avrete più paura, non avrete bisogno di avere paura di cadere nei rami inferiori se voi fate la pratica di Vajrasattva. Quindi questo è veramente molto importante, e ottenere così l'illuminazione velocemente. Quindi ora per esempio la persona che abusa di voi, la persona che è arrabbiata con voi e che sempre si lamenta di voi, che vi danneggia, e quella persona è un essere oscurato e sofferente, e quindi dovete generare un'incredibile compassione verso quella persona, e generare una profonda compassione nei confronti di quella persona, e quindi in dipendenza di quella persona dovete avere una grande compassione, e quindi da questa grande compassione si viene generata bodhicitta, da bodhicitta derivano i bodhisattva, da bodhisattva sorgono i buddha, e quindi dai buddha ci sono lezioni sante dei buddha, quindi buddha compie. Ci sono alcune azioni positive che sono del Buddha e le azioni dei Buddha che sono dentro di noi. Quindi i nostri pensieri positive, le nostre azioni positive sono le azioni le sante azioni del Buddha, le azioni sante del Buddha. Le sante azioni del Buddha, alcune sono dentro di noi, esseri senzienti. Tutte quante il nostro karma positivo sono le azioni positive dei Buddha. Dalle azioni positive dei Buddha, che sono le vostre azioni virtuose, da lì tutte le felicità, derivano tutte le felicità, da rinascita senza inizio, fino a ora, nel futuro, fino all'illuminazione, tutte. Felicità passata, presente e futuro, tutte le felicità derivano dalle vostre azioni virtuose, che sono le sante azioni dei Buddha, capite? Sono le azioni virtuose, le sante azioni virtuose dei Buddha. Quindi anche se voi siete stanchi, anche quando voi siete stanchi, se voi siete stanchi, sentite, per esempio siete è caldo, c'è un pochettino di fresco che viene, un pochettino di vento che viene, sperimentato poi di piacere, anche quello, perfino quello viene dalle sante azioni dei Buddha, dal vostro buon karma, dalle sante azioni dei Buddha, quindi viene dai Buddha. Quindi tutte le vostre azioni, dalle rinascite senza inizio, tutto il vostro karma positivo, da ora fino in futuro, tutto quanto, ogni singolo piacere che noi sperimentiamo, ogni singolo piacere viene dai Buddha. Viene dai Buddha. Buddha viene dal Bodhisattva, Bodhisattva viene dal Bodhicitta, Bodhicitta viene dalla grande compassione viene da lui, da questo essere oscurato, sofferente, questo essere senziente, oscurato, sofferente. Capite? La compassione viene da lui, da lei, da quell'essere senziente.
indipendenza di quell'essere senza per cui tutte quante le vostre passate, presenti, futuro, felicità, ogni singolo piacere viene da questo essere, lo ricevete da quell'essere, lo ricevete da questo essere, la persona che abusa di voi, la persona che si lamenta di voi, la persona che vuole, che vi critica, la persona che vi danneggia, qualsiasi cosa negativa vi facciano. Tutto questo viene proprio da questo essere che causa così tanti problemi. Proprio così, tutte quante le vostre passate felicità, passate, presenti, future, tutte quante le riceviamo, le ricevete da ogni essere senziente, dagli innumerevoli esseri senzienti degli inferni, degli preta, degli animali, dagli innumerevoli formiche, delle innumerevoli zanzare, dai più piccoli moscerini, dagli innumerevoli, vengono da ognuno di loro. Lo ricevete da ognuno di loro, che sono innumerevoli esseri umani, innumerevoli asura, innumerevoli sura, da ognuno di loro, ogni singola felicità che si sperimenta, piacere, tutto questo deriva proprio da loro. Quindi quello che vedete, quindi è veramente incredibile, incredibile, e quindi è così ancora, tutto quanto così. E quindi la seconda cosa che io penso, non l'avevo menzionato prima, ancora voi prendete rifugio in Buddha Dharma Sangha, allora quello in questo modo vi libera da rinascere nei reami inferiori, delle grandi sofferenze, vi libera completamente dalle sofferenze dei reami inferiori, vi libera dal samsara, vi libera dal nirvana inferiore, vi porta alla completa illuminazione. E quindi, una volta che avrete ottenuto l'illuminazione, potrete liberare innumerevoli esseri senzienti dal samsara, e quindi così potete portare innumerevoli esseri senzienti alla completa illuminazione, e quindi, prendendo rifugio Buddha Dharma e Sangha. Ora, e questi Buddha Dharma e Sangha da dove vengono? Da dove vengono? Da tutti quanti gli esseri senzienti, gli innumerevoli Buddha, vengono da chi? Dagli innumerevoli, da ognuno degli esseri senzienti, Da questa persona che abusa di voi, che vi danneggia, che vi fa del male, innumerevoli Buddha sono sorti, innumerevoli Buddha Dharma e Sangha sono venuti da questa persona, da ogni essere senziente, sì, e quindi anche da questa persona. Dagli innumerevoli Buddha Dharma e Sangha, quando voi prendete rifugio, tutti quanti vengono, ottenete tutti questi benefici, tutti quanti vengono da questa persona che vi danneggia, che abusa di voi, che vi fa del male. Quindi questa persona è molto, è la persona più preziosa, è la più gentile, la più preziosa, la più cara per voi, quindi è il vostro gioiello che esaudisce i desideri. Questa persona è la persona, è il vostro gioiello che esaudisce i desideri. Questa persona che abusa di voi, perché voi avete abusato di lei nel passato. Nel passato siete stati voi ad abusare di lei, e quindi questo è il risultato del vostro karma. Quello che voi sperimentate è come voi avete trattato questa persona nel passato. Ecco perché adesso voi lo state sperimentando. E quindi, qualsiasi cosa succeda, come ho detto prima, qualsiasi sofferenza voi sperimentate è perché voi, è per quello che avete fatto nel passato agli esseri senzienti. Quello è il risultato. Non potete ricevere alcun tipo di danno se non avete voi stessi causato del danno agli altri.
quindi, quindi tutti quanti sono stati alle vostre madri da rinascita senza inizio, mi hanno protetto, mi hanno dato la nascita, mi hanno dato la rinascita come esseri umani. Ed ora, se la vostra madre non avesse dato, se avesse abortito, non vi avesse dato questa rinascita umana, non sareste qui, non avreste conosciuto il Dharma e non avreste l'opportunità di imparare, di ascoltare, di sentire, di imparare, di leggere, di scrivere. Non avreste la possibilità di poter essere completamente i grandi significati, tre grandi significati per gli esseri senzienti: poter ottenere le rinascite superiori, di essere liberi dal samsara e ottenere nirvana, ottenere l'illuminazione. Per gli esseri senzienti non si potrebbe succedere. Quindi vostra madre vi ha dato questo presente corpo umano e quindi non ha commesso l'aborto e quindi state estremamente, estremamente gentili, siete veramente molto gentile nel non abortire e quindi adesso è veramente straordinario, 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 straordinario. E quindi veramente, veramente straordinario. E poi ancora vi ha protetto centinaia di volte ogni giorno dagli ostacoli, dai pericoli, e ha sopportato tantissime difficoltà, da vostra madre, e vi ha dato la possibilità di ricevere l'educazione da rinascita senza inizio. È stato veramente gentile, 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 proprio così. E quindi ora dovete pensare a questa incredibile gentilezza che avete ricevuto. Quindi dovete controcambiare questa ingentilezza che avete ricevuto, semplicemente dare dei soldi. Vi ha dato dei soldi. Dare dei soldi e poi proteggere, dare il tetto, questo non diventa la risposta, questa non è la risposta. Loro, Indra, Brahma, loro sono stati Indra, Brahma, sono stati dei re universali, avevano tutte le richieste del mondo, però non si sono liberati dal samsara e quindi quello che loro hanno bisogno, devono essere liberi dal samsara, per questo devono ottenere l'illuminazione e quindi c'è bisogno di causare questo e quindi ecco perché questo è quello che effettivamente loro hanno bisogno, ecco perché dovete controcambiare la gentilezza e quindi dovete generare l'amorevole gentilezza e generare la grandissima amorevole gentilezza e quindi e gli esseri senzienti, dare la felicità agli esseri senzienti, io causerò loro di ottenere la felicità e quindi e cercherò di dare loro la felicità e quindi gli esseri senzienti libererò completamente dal samsara e quindi per questo farò questo, li libererò dall'oceano di sofferenza del samsara e particolarmente devo assolutamente liberare completamente dal samsara e portare, condurli alla completa illuminazione completamente da solo e quindi completamente da solo. E quindi anche se ci sono innumerevoli Buddha e Bodhisattva che stanno aiutando gli esseri senzienti ogni minuto, però voi siete responsabili, avete la responsabilità per la felicità tutti i tempi. A causa della gentilezza degli esseri senzienti, della felicità di tutti e dei tre tempi, passato, presente e futuro. Proprio per la gentilezza di essere senzienti possiamo praticare il Dharma. Quindi tutte le felicità derivano dagli esseri senzienti, quindi anche gli innumerevoli Buddha e Bodhisattva sono lì ad aiutare, però noi abbiamo la responsabilità di liberarli dall'oceano di sofferenza e samsara, di condurli all'illuminazione completamente da soli.
Quindi devo assolutamente ottenere lo stato dell'onniscienza. Per questo, altrimenti non posso fare il lavoro perfetto per gli esseri, altrimenti non posso fare il lavoro perfetto per gli esseri senzienti. Quindi, per questa ragione, adesso mi accingo adesso a ricevere l'iniziazione di Vajrasattva per poter praticare Vajrasattva. Così termino la preparazione perché sta cominciando il ghetto.